E andiamo avanti. A few more to get through. We're at category D, categoria D, solisti senza limiti di età. Adesso vorrei chiamare di nuovo sul palco per questo premio il consigliere comunale Samuele Bianchi. Call up our city councillor Samuele Bianchi to give this prize in category D. Soloists with no age limit. Grazie ancora di essere con noi. Allora, il terzo classificato della categoria D è un italiano. Italian is the third prize winner. His name is Michele Bianco. E Michele vince una medaglia artistica e una borsa di studio di 150 euro. He wins an artistic medal and also an award for 150 euro. But not only, there is actually another special prize, and I'd like to invite up onto the stage the artistic director of the Ascoli Piceno Festival, Emanuela Antolini. C'è un premio speciale che è frutto della collaborazione con il Festival Internazionale di Musica Ascoli Piceno Festival e invito sul palco la direttrice artistica Emanuela Antolini dell'Ascoli Piceno Festival a consegnare l'invito al concerto premio nella prossima edizione del festival a Michele Bianco. So Michele gets to play at the next edition of this wonderful festival in Ascoli Piceno. E lui ha vinto perché è il concorrente italiano con il punteggio più alto in questa categoria. Non è niente di male, no? He got the highest score in this category, so he gets to go and play at the Ascoli Piceno Festival. Thank you very much, Artistic Director Emanuela. Grazie mille, se vuole restare con noi. E allora, andiamo avanti. La seconda persona nella graduatoria dei concorrenti categoria D, second prize winner in category D, comes from Serbia, viene dalla Serbia, Dušan Čeganjač. E il consigliere Bianchi consegna la medaglia artistica e una borsa di studio di 250 euro. He wins a 250 euro prize and an artistic medal. And also, per Dušan, anche la borsa di studio Giuseppe Cingolani di 300 euro, istituita dalla Camera di Commercio di Ancona. Non so se c'è qualcuno qui dalla Camera di Commercio di Ancona che vorrebbe salire sul palco. I'm not sure if anyone from the Chamber of Commerce of Ancona is here, but they are the people who are also giving Dušan a scholarship for 300 euro, which is wonderful. Comes for a soloist that comes from one of the regions, the macro Adriatic Ionic regions. He also got the highest score in the classical accordion section. Il miglior punteggio in una delle sezioni di fisarmonica classica. Bravissimo. E scopriamo ora a chi è toccato l'onore del primo posto della classifica della categoria D. Let's find out who won category D here. He comes from Russia, viene dalla Russia, vince medaglia artistica, borsa di studio di 400 euro, winning 400 euro prize and artistic medal, Artur Adrshin. E abbiamo il consigliere che dà il premio, la borsa di studio. Però vorrei anche invitare sul palco una persona speciale perché per Arthur anche vince un concerto premio grazie alla partnership col concorso internazionale di Klingenthal in Germania. Vorrei invitare sul palco il sindaco di Klingenthal, Thomas Henning. I'd like to invite the mayor of Klingenthal in Germany up onto the stage. He's going to be giving the prize, which is a special prize that is instituted in partnership with the international competition in Klingenthal, Germany. Ecco il sindaco. Se vuole. Grazie sindaco, thank you to the mayor of Klingenthal. Grazie consigliere. Oh, ecco, grazie. Prendiamo tutto quello che lui ha vinto. We'll take everything he's won away from him. Adesso sentiamo suonare Arthur, che è il primo classificato a categoria D, e segue il finale del concerto per violino di Tchaikovsky. The final part of the violin concerto by Tchaikovsky. Arthur.
Thank you.